Buongiorno a tutti. Buongiorno. Welcome to this second in our series on Paul's letter to the Philippians. Benvenuto a questo nostro secondo appuntamento nella serie su Paolo ai Filippesi. I love the book of Philippians. Io amo il libro dei Filippesi. A number of years ago, I decided to read the entire book of Philippians straight through every day for a month. Qualche anno fa ho deciso di leggere il libro dei Filippesi tutto ogni giorno per un mese. And despite doing that, I still find new insights every time I read it. Nonostante ciò, trovo tuttora delle novità quando lo leggo. So this morning I'd like to share with you just a few things that I stumbled onto when I was studying the second chapter of Philippians a few weeks ago. E quindi stamattina vorrei condividere con voi alcune cose che ho trovato nel ristudiare il secondo capitolo di Filippesi. So let me pray first. Prego. Father God, thank you for your word. Dio Padre, grazie per la tua parola. Thank you for this letter to the church in Philippi. Grazie per questa lettera alla chiesa di Filippi. And I pray, Lord, may the words of my mouth and the meditations of each one of our hearts. E prego che le parole della mia bocca e le meditazioni di ognuno dei nostri cuori be acceptable to you, O Lord, our Rock and Redeemer. Siano accettabili a te, O Signore. The golden rule. La regola d'oro. Treat others the way you want others to treat you. Tratti gli altri come vorresti che gli altri trattassero te. It's just one little nugget that Jesus dropped into the midst of the Sermon on the Mount. È solo uno dei piccoli diamanti che Gesù ha lasciato cadere in mezzo al discorso sulla montagna. He said, in everything, therefore, treat people the same way you want them to treat you, for this is the law and the prophets. Ha detto in Matteo 7:12, tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatelo anche voi a loro, perché questa è la legge. Throughout the world, every major religion teaches the golden rule in some form or another. In tutto il mondo, ogni grande religione insegna in un modo o un altro questa regola. And most people, regardless of what their behavior might indicate, say they believe it. E la maggior parte delle persone, indipendentemente di come si comportano, come questo potrebbe indicare, dicono di credere in esso. Now the reality is that most people believe it within limits. Ma la realtà è che la maggior parte delle persone lo credono anche con alcuni limiti. And those limits might be something like, I should treat others the way I want to be treated, unless they've treated me badly. Questi limiti potrebbero essere come io dovrei trattare gli altri nel modo in cui vogliono essere trattati, a meno che non mi abbiano trattato male. Or I should treat others the way I want to be treated, unless it's really inconvenient for me. Oppure dovrei trattare gli altri nel modo in cui voglio essere trattato, a meno che non sia davvero scomodo per me. Or kind of inconvenient for me. O vagamente scomodo. Or a little bit inconvenient for me. O un po' scomodo per me. Or I should treat others the way I want to be treated, unless it's going to cost me more than I want to give. Oppure io dovrei trattare gli altri come io voglio essere trattato, a meno che non mi costi più di quanto sono disposto a dare. But broadly speaking, I should treat others the way I want to be treated. Ma in generale io dovrei trattare gli altri come io voglio essere trattato. So if the whole world agrees that, at least within limits, the golden rule should be followed, what's different for Christians? Se allora tutto il mondo è d'accordo che entro certi limiti bisogna seguire la regola d'oro, allora cosa c'è di diverso per i credenti? Well, in Paul's
letter to the Christians in Philippi, he's exhorting them to live according to Jesus' teaching. Nella lettera di Paolo ai Filippesi li esorta a vivere secondo l'insegnamento di Gesù Cristo. And he says, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility consider one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Dice, non fate nulla per spirito di parte o per vana gloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non i propri interessi, ma quello degli altri. So here Paul sums up what Jesus taught in the Golden Rule. E quindi qui Paolo riassume ciò che Gesù insegnava nella regola d'oro. Unselfishness. L'altruismo. Don't focus only on yourselves, but look out for others. Non concentratevi solo su voi stessi, ma pensate piuttosto agli altri. Consider others as more important than yourselves. Considerate gli altri più importanti di voi stessi. Treat them the way you want to be treated. Trattateli nel modo in cui vorresti essere trattati. Now, we human beings are pretty good at looking out for our own interests. Allora, noi esseri umani siamo piuttosto bravi a badare ai propri interessi. In English we say, gotta look out for numero uno. In inglese diciamo, devo fare attenzione al number one, numero uno. And we don't say number one, we say numero uno. Facciamo proprio numero uno, sì. We are inherently selfish. Siamo intrinsecamente egoisti. When you're in the grocery store and you're headed for the till, quando stai sul mercato e sei diretta alla cassa, and you see someone else with a full cart headed for the till, e vedi qualcun altro che c'è il carrello pieno che sta andando alla cassa, what do you do? Cosa fai? You speed up to get there first. Ti acceleri per arrivare prima, no? Selfishness is the reality of our fallen human nature. L'egoismo è la realtà della nostra natura caduta. We are born selfish. Nasciamo egoisti. For instance, have you ever seen a baby who said or indicated, since babies don't talk? Hai mai visto un neonato dire o far capire? Mama, you get a good night's sleep and just feed me when you're ready. Mamma, dormi bene stanotte. Dammi da mangiare quando sei pronta. Never, it doesn't happen. Mai, non succede. From the time we're born, we are ruled by self-interest. Dal momento in cui siamo nati, siamo governati dagli interessi personali. We want what we want. We want it now, regardless of anyone else. Vogliamo quello che vogliamo e lo vogliamo subito, indipendentemente da chiunque altro. But before you start to kind of beat yourself up for being selfish, know what Paul says in verses 19 through 21. Ma prima di iniziare a rimproverarti per essere egoista, nota ciò che dice Paolo nei versetti 19 e 21. But I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, so that I also may be encouraged when I learn your condition. For I have no one else of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare, for they all seek after their own interests, not those of Christ Jesus. Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, per essere io pure incoraggiato nella ricerca delle vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che mi concerne. Poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. So when Paul says do nothing from selfishness, he's already pushing against human nature. Quindi quando Paolo dice non fate nulla per spirito di parte, sta già andando contro la natura umana. But when he adds consider others more, as more important than yourselves, we know this requires an act of God. Ma quando aggiunge ciascuno con umiltà simile agli altri superiori a se stesso, sappiamo che questo richiede un intervento di Dio. But providentially, God has acted. E al momento
momento opportuno Dio ha agito. The night before he was crucified, Jesus said, la notte prima di essere crocifisso, Gesù disse, I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of Truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. By the grace of God, Christians have the Holy Spirit. Per la grazia di Dio i credenti hanno lo Spirito Santo. The Holy Spirit gives us the ability to do what we cannot do on our own. Lo Spirito Santo ci dà la capacità di fare ciò che non possiamo fare da soli. It's only because of the Holy Spirit living within us that we can choose to look out for others' interests. È solo grazie allo Spirito Santo che vive in noi che possiamo scegliere di occuparci degli interessi degli altri. And I say choose because it's not automatic. E dico scegliere perché non è automatico. We still have to make that choice. Dobbiamo comunque fare quella scelta. So we have to ask. Quindi dobbiamo chiedere. And we don't ask ourselves because we lie to ourselves. Ma non chiediamo noi stessi perché diciamo le bugie e mentiamo noi stessi. And we justify our actions to ourselves. E giustifichiamo le nostre azioni a noi stessi. We have to ask God to show us. Dobbiamo chiedere a Dio di mostrarci. Where am I acting out of selfishness? Dove sto agendo con egoismo? Where am I not looking out for the interests of others? Dove sto non scegliendo a guardare gli interessi degli altri? And when God shows us those areas, e quando Dio ci mostra quelle aree, we have to ask the Holy Spirit to help us change. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a cambiare. There's something else Paul points out in verses 5 through 8. C'è un'altra cosa che Paolo ci fa notare in versetti 5 e 8. He says, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped, but emptied himself by taking the form of a bondservant and being born in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, death on the cross. Abbiamo in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Humility. L'umiltà. Humility is what allows us to recognize that we are not the most important person on the planet. L'umiltà è ciò che ci permette di riconoscere che non siamo le persone più importanti del pianeta. As Paul points out in verse 3, humility is the step that lets me see others as more important than myself. Come sottolinea Paolo nel versetto 3, l'umiltà è il passo che mi permette di vedere gli altri come più importanti di me stesso. He says, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility consider one another as more important than yourselves. Dice, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri come se stesso. And Peter actually picks up on this same idea in his first letter. E anche Pietro riprende questa stessa idea nella sua prima lettera. He says, to sum up, all of you, be harmonious, sympathetic, loving, compassionate, and humble. Not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead, for you were called for the very purpose that you would inherit a blessing. Dice Pietro, infine, siate tutti concordi, compassionevoli,
pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Non rendete male per male, ad oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, poiché a questo siete stati chiamati, affinché erediate la benedizione. Humility also helps us to recognize that our way of looking at things isn't the only way. L'umiltà ci aiuta anche a riconoscere che il nostro modo di vedere le cose non è l'unico modo. And so we can be in loving fellowship with believers who have very different points of view. E così possiamo essere in amorevole comunione con credenti che hanno un punto di vista diverso da noi. And that loving fellowship can help us to see areas within ourselves that need to change. E questa amicizia, questa comunione amorevole può aiutarci a vedere le aree dentro di noi che hanno bisogno di essere cambiate. To quote Tom Ashbrook, who's a noted author and a practitioner of spiritual formation. Per citare Tom Ashbrook, che è un noto autore e si occupa di formazione spirituale. It is in the presence of relationships of trust that we are able to look honestly at self without shame or condemnation and seek the Lord for His power to grow and change. È in presenza di rapporti di fiducia che possiamo guardare onestamente a noi stessi, senza vergogna o condanna, e cercare il Signore perché il suo potere cresca. I can only truly have relationships of trust, the fellowship that of the Spirit that Paul mentions earlier, if I am humble. Posso solo veramente avere rapporti di fiducia e la comunione dello Spirito che Paolo mette in precedenza se sono umile. I have to believe that I don't know everything. Devo credere che io non so tutto. And I have to be willing to listen when a brother or sister shows me something about myself that I don't see. E devo essere disposta ad ascoltare quando un fratello o una sorella mi mostra qualcosa di cui io non vedo. But of course, we need help in order to be humble. Certo, abbiamo bisogno di aiuto per essere umili. And the only one who can help us is God. E l'unico che ci può aiutare è Dio. So, we have to ask God. Quindi dobbiamo chiedere a Dio: where in my life and attitudes do I need more humility? Dove nella mia vita e nei miei atteggiamenti ho bisogno di più umiltà? And again, when God shows us those areas, we have to ask the Holy Spirit to help us change. E ancora, quando Dio ci mostra quelle aree, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a cambiare. Last point. Ultimo punto. If you've been a Christian for even a fairly short time, se sei credente anche da poco tempo, you will have heard a sermon or attended a seminar or read a book or an article about sharing your faith. Avrai di sicuro o ascoltato una predicazione, o partecipato ad un seminario, o letto un libro, o un articolo circa il condividere la fede. Telling people about Jesus, not keeping our faith a secret, is a pretty basic part of being a Christian. Raccontare Gesù alla gente e non mantenere segreta la nostra fede è una parte piuttosto basilare della fede cristiana. The writer to the Romans says, lo scrittore ai Romani dice, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. So yeah, there's that declaring with your mouth part. Quindi c'è quel pezzo di dichiarare con la bocca. Now if you're like me, at least some part of you cringes when you hear this. Se sei come me, ci sarà almeno una parte di te che rabbrividisce quando sente questo. Because we live in a post-Christian society. Perché viviamo in una società post-cristiana. There is so much misinformation, so much misunderstanding about what it means to be a Christian. C'è così tanta disinformazione, così tanti malintesi su cosa significa essere cristiano. For example, in the United States, the word evangelical has been politicized. Per
esempio, negli Stati Uniti il termine evangelico è stato politicizzato. It's been turned into something that means virtually nothing to do with Jesus. È stato trasformato in qualcosa che ha più o meno niente a che fare con Gesù. So I have a very good friend who is not a Christian. Ho un carissimo amico che non è credente. And she was complaining to me about those horrible evangelicals. E si lamentava con me di quegli orribili evangelici. And she felt perfectly comfortable saying that to me because she knows my faith is based on relationship with Jesus. E si sentiva perfettamente al suo agio nel dirmelo perché sa che la mia fede si basa su un rapporto con Gesù. And not on the right-wing politics associated with the term evangelical in America. E non sulla politica di destra associata con questo termine evangelico. When I lived in England, quando invece vivevo in Inghilterra, I repeatedly heard new believers say that they had always thought Christians were crazy, not right in the head. Ho sentito ripetutamente nuovi credenti dire che avevano sempre pensato che i cristiani fossero pazzi, un po' fuori di testa. So they were really surprised then when they found out that some perfectly normal person they knew was a Christian. E quindi sono rimasti davvero sorpresi quando hanno scoperto che una persona che conoscevano perfettamente normale era cristiana. And then of course there is the issue of if the church loses its focus and becomes a power structure rather than a group of people who love Jesus. E poi naturalmente c'è il problema se la Chiesa perde il suo scopo e diventa una struttura di potere piuttosto che un gruppo di persone che amano Gesù. And of course when this happens, people outside the church think that Christianity is all about getting and keeping power. E quando questo accade, la gente pensa che il cristianesimo riguarda solo l'ottenimento e il mantenimento di potere. So there are all these wrong ideas out there about Christianity. E quindi ci sono tutte queste idee sbagliate che stanno in giro nel mondo su Cristianità. So then, how can the world know that Jesus was who he said he was? Quindi, come può sapere il mondo che Gesù era chi diceva di essere? How can we show Jesus to the world around us? E come possiamo mostrare Gesù al mondo intorno a noi? Before his death and resurrection, Jesus prayed for his followers. Prima della sua morte e della risurrezione, Gesù ha pregato per i suoi discepoli. And that prayer is recorded in John 17. E questa preghiera si trova in Giovanni capitolo 17. One of the things that he says in that prayer, una delle cose che dice in quella preghiera, is, Holy Father, keep them in your name, the name which you have given me, so that they may be one, just as we are. And then he goes on to say, I in them, and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you sent me, and you loved them just as you loved me. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Io e loro, e tu e me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li hai amati come hai amato. Unity. Unità. Unity is the one way Jesus said the world would know he had been sent by the Father. L'unità è l'unico modo con il quale Gesù ha detto che il mondo avrebbe saputo che egli è stato inviato dal Padre. That he was who he said he was. E che Gesù era chi diceva di essere. And Philippians 2 shows us what that means. E Filippesi capitolo 2 ci mostra cosa significa. In verses 1 and 2 it says, Therefore, if there is any encouragement in Christ, if any consolation of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito,
Se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. We heard it said that the church, we in the church, are the hands and feet of Jesus in the world. Abbiamo sentito dire che noi della Chiesa siamo le mani e i piedi di Gesù nel mondo. And that is true. Ed è vero. But our unity is the face of Jesus to the world. Ma la nostra unità è il volto di Gesù al mondo. The world can only recognize who Jesus is when they see how Christians love one another. Il mondo può riconoscere chi è Gesù solo quando vede come i credenti si amano gli altri. Because unity is born out of love and humility. Perché l'unità nasce dall'amore e dall'umiltà. We can evangelize until we turn blue. Possiamo evangelizzare fino alla rabbia. But if non-Christians don't see love in us, they can't see Christ. Ma se i non credenti non vedono l'amore in noi, allora non possono vedere Cristo. 1 John 4:20 says, "Whoever claims to love God yet hates his brother or sister is a liar. And whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen." 1 Giovanni 4:20 dice: se uno dice io amo Dio ma odio suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. In English we would say this is not rocket science. In inglese si dice questo non ci vuole la rabbia, non è astrofisica. And non-Christians are not fools. I credenti non sono sciocchi. If there is no unity, the world will see that. Se non c'è unità, il mondo lo vedrà. Sadly, the number one preventable reason that missionaries leave the field is interpersonal problems with other missionaries. È triste che il motivo numero uno per quale i missionari lasciano il campo sono per problemi interpersonali con altri missionari. And we all know that the inability for Christians to get along isn't confined to the mission field. E sappiamo tutti che l'incapacità dei cristiani di andare d'accordo l'uno con l'altro non è confinato al campo missionario. Gossip, backbiting, church split, and the pride that causes them all. Pettegolezzi, maldicenze, spaccature di chiese, e l'orgoglio che li provoca. It's all disunity. È tutta disunità. And it destroys our ability to show the world who Jesus is. E questo distrugge la nostra capacità di mostrare Gesù al mondo. So how do we deal with that? Quindi come lo affrontiamo? So we circle back to the Holy Spirit. Torniamo allo Spirito Santo. Not only do we need the Holy Spirit in order to look out for the interests of others. Non solo abbiamo bisogno dello Spirito Santo per curare gli interessi degli altri. Not only do we need the Holy Spirit in order to be humble. Non solo ci serve lo Spirito Santo per essere umili. We need the Holy Spirit to have the unity that will show the world who Jesus is. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo per avere l'unità che mostrerà al mondo chi è Gesù. So again, we have to ask God. Quindi, ancora una volta, dobbiamo chiedere a Dio. How am I promoting unity in the body of Christ? Come sto promuovendo l'unità del corpo di Cristo? And what am I doing that's hurting the unity of the body? Cosa sto facendo che ferisce l'unità del corpo di Cristo? And again, when God shows us those areas, e di nuovo, quando Dio ci mostra quelle aree, we have to ask the Holy Spirit to help us change. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a cambiare. Unselfishness, humility, unity. Altruismo, umiltà, unità. I can be unselfish without being humble. Io posso essere altruista senza essere umile. I can even be humble and still be selfish. Posso anche essere umile ed essere ancora egoista.
But unless I love you unselfishly and humble myself, ma se non ti amo senza, se non ti amo, se non mi amo disinteressatamente e non mi rendo umile, I cannot be truly united with you, my brothers and sisters in Christ. Non posso essere veramente unito a voi, miei fratelli e sorelle in Cristo. And our unity is what shows the face of Jesus to the world. E la nostra unità è ciò che mostra al mondo il volto di Gesù. Altruismo, unità, unità. Come andiamo su queste cose? La Chiesa ha dimostrato da secoli che su queste tre cose spesso non siamo più che carenti, siamo proprio deficitari. Chiese sono morte perché non erano altruisti, pastori sono scomparsi perché non erano umili e la parola di Dio, di Cristo, non è stata mostrata perché non c'era niente. Facciamoci un attimo a pregare su queste cose. Signore, noi vogliamo essere uniti, noi vogliamo adorarti, servirti come un corpo unico. Se tu che hai ascoltato queste cose oggi sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato, prega insieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio essere altruista, voglio stimare gli altri più di me stesso. So, Signore, che questo per me non è possibile perché non è la mia natura umana. Per questo, Spirito Santo, ti prego di aiutarmi in questo. Scendi dentro di me, fammi vedere che gli altri sono di più di me, fammi scendere dal trono del mio cuore e farlo mettere al servizio del tuo Signore. E Signore, rendimi umile, Spirito Santo, rendimi umile, fammi capire che non sono il centro dell'universo, che io non sono Dio, ma tu sei Dio. E infine, Signore, fammi un messaggero, una messaggera di unità, affinché Cristo possa essere liberato alle persone che non sono credenti e ancora non conoscono. Queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore.